La richiesta della Lega oggi è quella di chiedere formalmente al Presidente Marsiglio di finanziare questa legge che aiuterà a risolvere la carenza idrica. Sì, è un sostegno per le famiglie affinché abbiano un contributo a fondo perduto quantificato in euro 250 ad un massimo di 1.500, rivolto alla realizzazione di impianti di autoclave, quindi di sollevamento dell'acqua e di serbatoi di raccolta di acqua. Questo chiaramente aiuta il territorio, specialmente in un grosso patrimonio edilizio che è sprovvisto di questo impianto tecnologico, perché all'epoca non era obbligatorio, ma soprattutto non c'era tutta questa problematica legata alla carenza idrica. E questa legge è stata ispirata dal gruppo consigliare, con l'idea di Marco Di Paolo, ex consigliere comunale, sempre molto attivo sulla città. L'abbiamo prospettata al capogruppo della Lega, che in modo molto tecnico l'ha collazionata. Questa legge è stata depositata, prevede uno stanziamento iniziale di 2 milioni di euro che andrebbe a coprire anche le esigenze di 8.000 alloggi, facendo una divisione del costo di fondo perduto del contributo. E quindi chiediamo oggi a tutti, in primis al Presidente, ma a tutte le forze politiche, di trovare la possibilità di trovare i canali finanziari che sono, non sono eccessivi, per finanziare questa legge, considerando che in Italia è stato finanziato di tutto. C'è anche un'altra esigenza che si pone per Chieti, quella di sistemare la perdita del serbatoio che è rimasto comunque colpito durante il terremoto. Sì, c'è un serbatoio della Civitella lesionato. Abbiamo chiesto a gran forza che questo, quindi è l'ACA che deve in questo caso investire, riparare questo serbatoio, che permetterebbe di non avere sicuramente per la città di Chieti, che non ha mai avuto, Chieti Alta, i problemi che ha avuto nell'estate 2021.